Finalmente inizio tempo test per Sinilanda, missi! Io non vedevo l'ora di iniziare per Sinilanda perché cazzo erano tanta corna, sono sicuro. Ha girato un'occhiata in nuove coppie. Maranda! Vi faccio vedere poco le nuove coppie. Cominciamo dalla prima e arriviamo alla sesta. E le commentiamo insieme. Prima coppia! Sono Vittoria, ho 34 anni e sono fidanzata con Alex da 1 anno e 9 mesi. Prima coppia, Vittoria e Alexo. Alexo, in pratica sto fidanzata da 1 anno e 9 mesi. Vediamo il motivo perché sono venuta a Temptation Island. Ho scritto io Temptation Island perché voglio una risposta definitiva da Alex se vuole stare veramente con me oppure no. Quindi vieni a Temptation Island per vedere se siamo stati con te. Tu è difficile a gestire da Alex. Io tu le fai una domanda, ma tu mi vuoi. La cosa è semplice, sì. Ma Alex ti guardi, no. Oppure sì. Invece no, ti serve tempo di Atlanta. Va bene. Tipo, è successo che al suo compleanno io non sono stata invitata. Questo no, Alex, però. Io capisco che tu scuoti manna un messaggio a un compagno, scuoti manna un messaggio a un parente, a un cugino, ma scuoti una muratatoia. Cioè, non c'è mannato un messaggio, dice, senti, ma tu hai un mio compleanno mio? Non invitato. Può capitare. Perché gli invitati dovevano essere solo maschi e invece poi ho scoperto che c'erano anche femmine. Dico io, no, quelle che dico io, che poi a me nessuno dice tiene ragione, Carlo. Tu già sai, già hai visto. No, che c'è un po' favore pure a noi. Perché devo fare cornannanza a tutto quanto da Alexia, fammi capire. Non ti ha invitato, non ti ha voluto invitare, poi ci stavano le femmine. Ma tu che puoi sapere tu, Alex? Se ti ha risposto, la tiene la risposta. E non la vuoi accettare, ma la tiene la risposta. Questa festa. In un locale che ci sono anche uomini e donne. Ma erano al suo tavolo. Ma loro hanno fatto una festa sorpresa solo. Hanno fatto la festa sorpresa, capi? Hanno fatto tutto quanto. La festa sorpresa, puppa Alex. Ne hanno contattato, hanno ammurato, ha detto, senti, ma nessuno è stato vero. In un locale facciamo la festa sorpresa. Oh, vogliono tuoi. No. E là di guaglio non ci stava, né non ci stava. Vieni una poco vada a terra, vieni una poco, che coincidenza. Perché tu devi sempre avere ragione, adesso io prendo me ne vado. Ma è la verità. Te lo detto ma non è la verità. Vabbè. Ah, boccate e capitissimo come è andato questa prima coppia, già parte comunque molto bene. Che le vostre pezze, sta a buono un avo, chi le già, allora, ma qui che sti cazzo da gesto, bella torre. Se tu che avevi venuto a te pesce in Atlanta, è buono per una poco quello che faccio. E chi le dico, secondo me tu fa. Che stufa. Passiamo adesso alla seconda coppia. Sono Jenny, ho 26 anni, vivo a Catania e sono fidanzata con Tony da 5 anni. Jenny e Tony sono fidanzati da 5 anni. Questa dovrebbe essere una coppia più duratura, destra, una cosa più sostanziosa. Prima ne poco. Scrivo a Temptation Island perché Tony non mi consente di vivere la mia vita. Parti, ma che cazzo, cavoli? Non mi consente di vivere la mia vita. Agre, che stai in galera! Stai in carcere! Lui fa il DJ, è sempre in giro, è sempre circondato da ragazze. E tu ovviamente la fighinotta, cazzo, non sta niente a fare. Quella è, diciamo, il classico uomo, no, che è così. La femmina da sta casa, la fuscia sta casa. E io già a ballare perché io faccio il DJ per me il lavoro. La scusa è buona, che? Per farvi capire, io e Tony, quando ci siamo conosciuti, tre ragazze avevano le chiavi di casa sua. Vabbè, diciamo che questo sono un po'. Sono particolare perché uno. Io posso perdere il chiave. Chiama la compagna, mi sento, mi dite niente. Ti ricordo quella copia che ti ha girato a te? Porta meglio perché sono rimasta fuori. E quella è una mano, diciamo, è per precauzione, una cosa del genere. Tu sangue. Questo è Tony. È un top, è un maestro. Com'è curto, ma che è? O è che sta in coppia di tac? Non capisco. O è che è troppo curto. Ma parlo di un'altezza a Bertosello. Ma la Bertosello, ma... Tu sì, mi fa sembrare un mostro. Io non ho... un mostro di Saturno. Cioè, non è che è tanto bella, eh? Siamo... Cristiano, cazzo. Una persona buona ai tempi. Una persona buona lui. Mignon, mi pare. Una ragazza mi contatta e inizia a mandarmi le foto delle loro conversazioni. Vabbè, che ci sarà mai nelle conversazioni? Ma è una parlata normale. Ciao, come stai? Tutto bene? Sì, io sto al lavoro, tu che stai a fare? Sono solite cose. Lui ha scritto che bel culetto. Che spassi mi ha da fare, studentessa? Che ci ha da fare, voglio sapere. Si kill tramite la chat, ha detto che bel culetto. Quando la vera vicina che fa suo tocco, culetto. Che stai di chi? Cioè, tu fai in un villaggio con Druso Cristiano, Druso Guaglione che stanno
24 su 24 chi pacca a foro. Ma fammi capire, ma che ti aspetta sto Minions? Che ti aspetta Alberto Stella? Fammi capire. Quello non l'ho scritto io, quel caso è stato hackerato il profilo. È stato hackerato il profilo, guarda. Come fa sì? Ma come fatto? Che lei è una bella guagione pure, è bella stampa allora. Allora trovata chi sta succedendo dei patatini sto cristiano, non lo so. Andiamo a testa con la terza coppia, sperando che si capiti qualcosa dopo che giusti stimatelo, perché viene e muove sulle corna. Gaia, ho 24 anni, vengo da Riccione e sono fidanzata con Luca da 1 anno e 8 mesi. 1 anno e 8 mesi, che là un anno e 9 mesi, più che se ne arrivano a 2 anni che stanno alla stanza, sta niente a fa, è proprio tutto così. Durante la nostra storia di 1 anno e 8 mesi mi ha tradito già 3 volte. 3 volte? Non è che dici aspetta, allora io con il mio fidanzato che ha avuto una sbandata, è capitata una volta, quindi voglio un attimo capire se veramente si tiene a me, quindi venga a tempesto Natland. 3 volte, sono 3 volte, sono 3. Quello che dico io, gattonita qua, trita. Quello che dico io, 3 volte, no Roger, no 1, no 1 e mezzo, 3. Ma che ti aspetta a Luco, da Luco, che ti aspetti? Che ben tuo villaggio aspetta, ma non andiamo a Luca, sacolonda. Ovviamente l'ho perdonato perché lo amo. E ti pareva a togliere la pucchiata, non feci le parole a me, eh? Il parola a me, non posso dire le parolacce, a Luca no, che da fa chi sta posto a fare la sta? Tutto risai, l'asma, ti ha fatto 3 volte il corno, 3 volte, l'asma. Chi sto povero guaglione, chi sto povero Cristo, che da fa per sfalazzare? Che da fa giù per sfalazzare? Ci sta provando di tutte maniere. Grazie, mo ci è data la chance giusta, sicuramente che stiamo da bo. Lui dice di amarmi, però si verifica tutto il contrario. Ah, chissà come mai. Lui dice che ti ama, poi ti fa 3 volte il corso. Ah. Fare questo percorso per capire realmente se so essere, insomma, una persona migliore. Luca. E zanno pochi in merda, piace. Non si fa niente, passiamo alla quarta coppia. Ancora già avrei oggi lo sentimenti, non lo vedo ancora. Tino, ho 26 anni e vengo da Roma e sono fidanzata con Raul da 10 mesi. 10 mesi? Che sti manca un anno, è arrivato, manca un anno, già tenono i problemi, già hanno capito. Hanno capito, chi stai alle corna, chi stai, ma mi va bene, mi va. Tra di loro non parlano, capiamo, ne attendesse una capoccia, ne attendesse una salanda, se no non riescono a capire. Scrivo io a Temptation Island perché lui per me è geloso e possessivo. Questo non va bene, la gelosia e la possessione non va bene. Lancio un bello capo in culo, Cristiano, è per piacere, non si capisce la storia. È vero che già 2 anni fa ci siamo lasciati per questo motivo. Mi chiedi di andare a convivere. Aspetta, non sto capendo. Stiamo insieme da 10 mesi, che non ne manca un anno. Poi tempo fa, 2 anni fa ci siamo lasciati per questo motivo. Facciamo amore part time. Come funziona la relazione? Cioè, facciamo un anno e una volta, poi ho fermato 10 mesi, poi ho cominciato un anno, poi facciamo 6 mesi. Come funziona? Come funziona? A quanto state insieme? 10 mesi? 2 anni e mezzo? 3 anni? Quanti anni sono? Mi chiedi di andare a convivere, riesco a dare una risposta. Questa gelosia può condizionare la mia libertà. Ah, sulla gelosia sono d'accordo, non è veramente, sono d'accordo. Il problema è che la mia gelosia non è in realtà così grave, non mi ritengo neanche una persona possessiva. No, è che sei impressionata, guaglione, che sei impressionata, sei sbagliata. Sei abbagliata a Cristiano. Semplicemente tanto innamorato e sicuramente ho voglia di passare il più tempo possibile con lei. E capi, lui vuole fare la convivenza in modo tale che la mette sotto il guinzaglio e la faccio solo per fare la pipì, capisci? Ma ogni sera, amore, vieni, ti porto a fare la pipì e arriva la casa. E se ovviamente si mette paura e si caga sotto. Mo dico io, tu l'hai portato a tentissimo smlanda. Ti aspetta, che se le va a gelosia a chi sta? Se la fai venire ancora più a sa. Ultime 2 coppie, amici, ultime 2. Sono Cristian, ho 34 anni, vengo da Vasso e sono fidanzato con Ludovica da 1 anno e 10 mesi. Com'è bello il marò, molto chicato, molto. Ho visto le recetelle un poco molto carino, mamma mia. E Ludovica mi ha lasciato 2 volte dicendomi che era un po' confusa riguardo i sentimenti che provava verso di me. Ok, ti ha lasciato 2 volte perché era un poco confusa. Ha lasciato 2 volte. Ma l'ha lasciata 2 volte. Vabbè. Quando invece poi ho scoperto che mi ha tradito 2 volte con la stessa persona. Come
spazio mi sta fa? Ma come si fa? Io devo dire due recce, di me ne parlo in tenere la lingua. E t'ha azzerato proprio. Ma sto recce sto corno che è, fammi capire. Che vuol dire? Che significa? T'ha tradito tre volte, tre volte. No, con e poco un altro. Perché sappiamo che purtroppo fai da sotto e che le va facendo un poco tutto va. Due volte con la stessa persona. Senza dato le gambe, scusate. Due volte con la stessa persona. Ma non è che si fa amore con kill e ci fai corno con te. Se tu la manda, arrivata alla fine. Vada terno mio, Gesù. E se l'ho perdonata è perché sono innamorato di lei e vorrei capire se anche per lei è la stessa cosa. Ah, perché non capisci? Cioè, tu non riesci a capirci, ma sì che è la stessa cosa. Te l'ha dimostrato due volte con la stessa persona, ma tu che ti ne aspera, bello mio? Veramente. Io veramente che recce, ma come gli astro luce può scuorne, è incredibile. Ma da terne, c'è da, veramente c'è da vedere belle cose questa stagione con Dendition Island. Vediamo l'ultimissima coppia. Sono Siria, ho 22 anni e sto con Matteo da 7 anni. Ok, ok. Ho capito. Chissà, e voglio capire se quella che sono oggi a lui va bene. Ovviamente siamo sì. Tendition Island ti aiuterà veramente in questa cosa. Io sono bella, sono bella, sono bella, sì. Che spazio mi passa, Tazzi? Che combinato? Ti sei sciuttata? Ti sei assiccata? Che combinato? Bella guagione, veramente. Non me l'aspettavo all'improvviso tutta assuttata. Anni fa pesavo 130 kg e ho perso 85 kg. La faccia è ducata. Adesso ho una voglia matta di divertirmi, oltre che di far vedere quello che sono oggi. Che significa sta cosa? Oggi ho una voglia matta di divertirmi. Cazzo pensai, adesso me la essere tu a me. Tu stai in attendessa nei gatti. Poi ragione tuoi. E dici io sono una voglia matta e mi voglio divertire. I spazi mi ha già pensato, me le hai essere tu a me, di me. Me la guardano tutti, nel senso, non ce li ronzano più intorno. Secondo te, ovviamente è geloso, è normale, ma quelli si vuole divertire, fatti due, metti da parte. Ma anche perché nel nostro rapporto va tutto bene. Va tutto bene, secondo te, sto fatto un capatte utile, Nisim, che va tutto bene. Ah, e secondo lei come va? Non si sape se mi sta cosa. Per me. Per te, hai capito pure? Per te. Io da queste coppie non so veramente cosa mi devo aspettare su Tendition Island, ma sta una cosa è sicura perché amo fare video commenti di tutto quello che succede in tutta la situazione. Qua secondo me succede un scatafascio di tutti i coppie, che non se ne sa una. Parere mio personale. E poi facciamo sapere nei commenti voi che ne pensate queste coppie. Perché secondo me c'è da divertirsi, amici. Ma in un bacione! A tutti quanti voi in un bacione, un coppie ricci che lo vogliono con merda lì, l'esagerà. A tutti quanti. Ciao!